Ciao gamer, benvenuto a un video speciale. Io lo faccio solo comparire così. Sì, ragazzi, sì gamer, i ragazzi di Nintendo ci hanno mandato Yo-Kai Watch, quindi direi che, data l'occasione magica e dati tutti i vostri commenti su GamersD, possiamo appunto giocarlo e vi faccio vedere i primi 15-20 minuti di gioco. Andiamo subito a vedere, dai. Ok gamer, siamo su Yo-Kai Watch. Facciamo partire? L'accendiamo? Eccolo qua. Ok gamer, questa qua è la prima volta in diretta che lo faccio partire. Tra l'altro scusa la barba da vecchio saggio che sta sulla montagna, ma il mondo aveva bisogno di me. Level 5. Creazione dati in corso. Questa qua è la prova che non l'ho fatto partire. Ok. Non ho mai nemmeno visto il filmato iniziale, quindi... Quel giorno nella foresta... Fu il giorno in cui tutto cambiò. Forse l'avevo visto nelle tre questa parte, sì. Un distributore nella foresta a random. Oddio. Questa musica. Va bene, ok. Questo qua è il trailer delle tre, se non sbaglio. Possiamo startare? Bene. Ok. Perché questa musica così creepy? Nuova partita. Musica epica. No, vabbè. Allora, scegli il tuo personaggio. Va bene. Oh, Nintendo, perché mi devi mettere in difficoltà con questa tastiera? Il QWERTY, no, non te l'ha mai insegnato nessuno? No. Ok. Sì, va bene. Questo doppiaggio di Yo-Kai Watch è stato incredibilmente... Boh. Questa storia è un'opera di fantasia, ogni riferimento a nomi... Va bene, ok. Serve addirittura specificarlo? Usare l'orologio del 3DS perché... Vabbè, ok. Non so che orario sia nel 3DS, quindi penso sarà mattina, notte, giorno, qualunque cosa. Filmato iniziale, vediamo subito. Beh, la grafica direi che per essere Nintendo 3DS non sembra troppo male. Forse ritiro quello che stavo dicendo. Tada! Ok, questa qua è uno stop. Sì, ok, vabbè. Li hai catturati tutti tu da solo? Sì, c'è una foresta proprio dietro la nostra casa vacanza. Forte, eh? Ce n'è una marea da queste parti. Ne trovo sempre dei rari. Un fifone. No, non sto raccogliendo. Ah, sì, li sto raccogliendo insetti. Non lo sapevo. Non è ancora iniziato. Ok, un insetto raro, shiny. Ok, va bene. Dov'è questa marea di insetti che hai raccolto? Beh, non ce l'ho qui con me ora. Se ce li avessi ve li mostrerei. Questo qua, questo sandrone, mi sembra tanto il bullo, il Gennaro bullo della situazione. È anche vestito uguale, con il vestitino blu. La tua collezione. Adesso la tipa mi dirà: ma non preoccuparti, sono... No. Diamine Nintendo, non... Mi aspettavo qualcosa di più cinematico. No, in realtà va più che bene. Sono a casa! In realtà è Level 5 che devo blamare.
Ok, gli farò vedere quanti insetti super rari riuscirò a catturare in azione con un retino. Ho ottenuto un retino per insetti. Wow! Posso muovermi? No. Dove posso trovare una marea di insetti super rari? Andiamo al parco. Devo fissare la mamma prima di andare. Usa il puzzle. Ok, ok. Va bene. Ah, posso correre con B. Parla con la mamma al piano terra. Oddio. Addirittura una quest parlare con la mamma. Mamma mia, ma corre a velocità a max speed. Cioè, prima di uscire dovrei dirlo alla mamma, sì. Mi dirai che ho bisogno delle scarpe da corsa, mamma? Posso? Ok. Vado al parco a catturare un po' di insetti. Non fare tardi. Ti sei ricordato di scrivere il diario estivo? Certo che sì. Se non lo scrivi ti dimenticherai tutto quello che hai fatto quest'estate. Di solito non funziona. Cioè, va bene che io dormo d'estate, però... Va bene, divertiti. Vado a divertirmi. Seleziona il tuo diario. Vabbè, ok. Ah, il salvataggio e il diario. Trova il... al parco triangolo. Beh, vedo che i nomi... Allora, qua. Uscita... Quel gatto nel caricamento. Benvenuti nel mondo degli yokai. In realtà è il mondo reale, presumo. Bene, andiamo al parco. È ora di far vedere a quegli insetti chi comanda. Oddio, questa mappa mi fa paura. Trovo l'obiettivo sulla mappa. Ah no, ok, è abbastanza intuitiva la mappa. Certo che va alla velocità della luce sto qua. E si stanca anche alla velocità della luce. Scommetto che Pierre ha catturato i suoi insetti qui al parco. Devono esserci insetti rari da queste parti. Terrò gli occhi ben aperti. Ok. Ma da quando esistono gli insetti rari? Dai, vediamo cosa c'è nell'albero. Eccone uno, io non lo vedo. Ah, ok. Un quadro con la lente di insetto che vuoi catturare. Cogli il momento esatto. Ah, era qui. Eh? No, non è. Non ho capito cosa dove. Aiuto. Devo colpire. Sta a vedere che è respawnato. Eccolo qua, lo sapevo io. Colpisci i segni. Oddio, sono ok, questa qua è il mio primo tentativo andato a male. Ciao. Presumo di averlo preso. Ma va a caso. Almeno mi sembra che vada a caso. Ho ottenuto una cicala verde. Qui non c'è più niente. Un insetto in un albero, naturalmente, solo uno. Non esageriamo troppo, mi raccomando. Immagino che qua ci sarà un'altra cicala verde. O almeno il modello sembra lo stesso. Ma diamine, avevo premuto dentro. Io spero che non sia randomica questa cosa a mo' di ruota della fortuna. Sì, va bene, ok. Scusa, eh. Adesso sono sicuro. È randomico! Ma è randomico, colpisci i segni? No, non è vero. Sei falso. Colpisci i segni? Ma se io faccio tipo... No, ma... Questa volta io ho colpito apposta fuori. Colpisci i segni, diamine. Fammi colpire questi segni. Ma scusa, alcune volte... No. Alcune volte va prima, alcune volte va dopo. No, gamer, questa cosa qua è unfair. Io sono un catturatore. Un catturatore, no, un cacciatore di insetti professionista. Dai. Oh, bene. Wow, un'altra cicala. Presumo sia un'altra cicala verde. Esatto, ho ottenuto una cicala verde. Qui non c'è più niente. Prossimo albero, prossimo insetto. Anzi, prossima cicala verde, presumo. Eccola qua. Colpisci i segni. E colpisce in mezzo. Colpisce proprio lì in mezzo. Diamine. Posso, per cortesia... Forse c'è qualche meccanica di gioco che io non sto gettando, però...
vabbè, pare che abbia funzionato questa volta. Un'altra cicala verde. Qui non c'è più niente. Adesso dai, dimmi che non ci sono più cicale verdi. Bene, sono contento, ho trovato i miei insetti. Il mio insetto. Non credo ci sia altro qua. Ho catturato gli insetti, ma nessuno di questi è raro. Stava brillando, addirittura. Se fossi un insetto raro, dove me ne andrei a spasso? Naturalmente, cioè... Come, cioè... Entra nella testa del tuo nemico, anche se questo è un insetto. Ma si stanca subito, mamma mia! A scuola fai un po' di attività fisica, figlio mio? Dov'è l'entrata? Allora, devo... Va alla velocità di una macchina, praticamente. Poi, se io cerco qua, cosa... Ah, posso cercare sotto le macchine, wow! Voglio parlare con il tipo. Sì. Custode. Alcuni posti dove potresti... Monte Selva Oscura. Un piccolo segreto. Lo sciroppo nero. Ok. Ma non dovrei andare a dire a mamma che vado sul Monte Selva Oscura. Ha un nome così creepy. Non so, boh. Forse dovrei avvisarla. Wow, guarda tutti questi alberi. No, non farmi andare ogni... Ok. Ok. Le aree mi ricordano un po' le aree di Pokémon Ranger. Soprattutto questa mappa. Hanno un non so che di lineare, mi sembra almeno. Beh, qua si divide in due addirittura. Un cartello. Questa foresta è fantastica, ha un non so che di magico. Di puntini puntini magico. Ho capito, eh? Vediamo un po' quali insetti si possono trovare da queste parti. Mi fai trovare sto orologio magico? Dai. Vediamo in questi tre alberi. Ci sono tanti insetti. Colpisci i segni. Non mi è servito l'oggetto magico. Una cicala marrone. Immagino che sia molto più rara di quella verde. Cioè, marrone è più raro del verde. È ben conosciuta questa cosa. È pieno di insetti qua, ma non... Ah, ecco, non c'è nessuno di raro. No game. Cioè, ti scompare un cancello davanti per qualche magia. Beh, non credo sia una cattiva idea inoltrarsi ancora un po' nella foresta. Oh mamma mia, quanto sei ingenuo, Leo. Non io, il Leo personaggio. Ah, c'è un grande albero qua, c'è qualcosa di magico. Ah, qua c'è la slot machine probabilmente. Se fossi un insetto raro, dove mi nasconderei? Non so, l'ho già sentita io questo doppiaggio. Mi sembra un po' drago, forse Dragon Ball. Guarda quell'albero. Guarda quell'albero, non mi ricordo da dove... Sono sicuro che il doppiatore faccia anche cartoni animati, ma il mio tempo di cartoni animati è passato da un po'. La slot machine, bene, posso... No, non posso saltare questo filmato, vero no? Me l'hai fatto vedere all'inizio, per favore. Adesso so che metterai la monetina. Che ci fa qui? Me lo chiedo anch'io. Sembrano tanto delle Pokéball, cioè... Chi ha parlato? Nutrimi, 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 nutrimi ora. Da dove viene questa voce? Forse vuole una moneta. Ok gamer, scusa, c'è stato un piccolo taglio. Non ti sei perso nulla. Lui che si avvicina alla macchinetta e mette la moneta e gira le Pokéball. Ti giuro gamer, sembrano troppo delle Pokéball. Manca il coso centrale, il pallino centrale, ma sembrano troppo delle Pokéball. Vabbè che la gente dice che sia uguale a Pokémon. Adesso, io non giudico.
Ok. Questo doppiaggio non è molto azzeccato secondo me, però va bene. Ok, possiamo andare avanti? Va bene, 20 secondi filmato così fermo. Tu cosa saresti? Sono uno yokai, me l'hai detto prima. Uno yokosa? Uno yokai? Forse balbettato, sono uno yokai, ma non hai mai sentito parlare. Oh, voi ragazzi, ricordo ancora quel giorno di 190 anni fa come fosse ieri. Questo qua mi capisce. Un monaco mi credeva uno spirito cattivo e mi intrappolò in una pietra. Ah, è una pietra! Ah, la yomanità. Sì, va bene, ok. Credo dovrei andarmene, piano piano in silenzio. Sì, ok, va bene. Ehi, dove stai andando? Beh, sei in una foresta aperta, non è che sei in mezzo agli alberi. Cioè, c'è un alberone, però, sai, se io fossi uno spirito mi accorgerei di te che scappi. Insetti? Mi chiedo come mai ti interessano quei noiosi insetti. Non sono noiosi, vero? Ah, cercare degli yokai. Possiamo, sostituiamo yokai a Pokémon. Forse da... Metti pure via il ritino. Prova questa. Cos'è che... Ah, ok, lo yokai watch. L'ho ottenuto. Forte, cos'è? È brutto, molto brutto. Io non lo indosserei mai. Indossalo e vedrai che l'impossibile diventerà possibile. Ti servirà per vedere gli altri yokai. Frena, cosa ti fa pensare che io voglia vederli? Apprezzo la tua proposta, ma mi interessa solo trovare degli insetti. Lasciati andare al brivido dell'avventura. Cos'è stato? Lo yokai watch dà segni di vita. Cioè, siamo passati da cercare degli insetti dagli alberi a degli yokai. Premi la pulsantiera verso l'alto per portare alla... Ok, radar. Esamina. Ok. Usa la lente. Ah, ok, c'era già il radar. Ok, molto difficile. Qui non vedo niente. Certo che no. Stai provando a vedere con gli occhi, non col polso, perché... Va bene. Ah, che... Ok. È una lente yokai. È orribile. Rimane orribile. Riempi la barra rilevatrice. Impugna lo stilo. Aspetta, perché è un pochettino difficile. Percepisci l'area. Oh, mamma mia. Ok. L'ho trovato! Esplosione. Ho trovato Buhu. Sembra triste. Buhu, cosa c'è di... Devo parlarci. Oh, che bello, Nintendo, quando mi fai parlare con... Cos'è, un altro yokai? Stavo sonnecchiando beatamente e poi mi avete svegliato. Povero me. Credo che dovrò vendicarmi. Credo che l'abbiamo fatto... Oddio. Allora, le faccio vedere. Ok, vabbè. La cicala sta brillando, e ora che faccio? La cicala è uno yokai, naturalmente. Sono solo cicalama. Uno yokai che veste i panni. Vabbè, una semplice cicala. Nobile Leo, il mio cuore in tumulto dinanzi a cotanta maestria. Grazie. Lo sapevo, cioè. Abile Leo, accetta pure questo dono. La mia medaglia yokai. È il legame, immagino. Una medaglia yokai? Te la sei meritata. Il simbolo di un'amicizia illustre. Se mai dovessi trovarti in periglio. Ma questo gioco è per bimbi oppure per la crusca? Usa pure la medaglia per convocarmi. Giungerò al tuo fianco più veloce di un grillo frinente a bordo di un lampo. Ok. Questa cosa mi ha sorpreso. Cicalama. No, non voglio dare un... Perché Nintendo è fissata con i soprannomi? Ah già, volevi combattere. In guardia, nemico pennuto. Non complicarmi la vita, non potresti arrenderti.
la mia prima battaglia. Buhu vuole combattere. Anche se non farai niente, i tuoi yokai combatteranno da soli. Energicarica. Seguili in... Ok. Travolge gli yokai con... Energy Max. Impugna lo stilo, ce l'ho. Pronto. Energy Max. Oh, perché mi tocca... Nintendo, no, non me li puoi far fare normalmente i giochi. Cioè... Taglio della cicala. L'ha shottato naturalmente, io me l'aspetto. Non... È così strano. Hai vinto. Ho vinto euro. 63 centesimi. Onigiri prugna. Lo sai che non dovresti attaccare la gente senza motivo? Lo so, ma ora che ho perso, che mi farai? Mi arrostirai o mi friggerai? Credo nessuna delle due. Allora mi farei implorare perdono. Dovremmo chiedertelo noi a te dopo. Vabbè, ti abbiamo svegliato. La mia medaglia. Sì, ok, la medaglia quindi è praticamente il... Mi hai catturato. Buhu. È un ora mio amico, ma io non ti voglio come amico. No. Un'altra medaglia. Sì, ok. Medaglium yokai. Ok. Ora devo andare, addio, alla prossima Leo. Mi sa che è il momento di andare anche per noi. Finisco questo dialogo e poi vediamo. Boom. Allora, ho appena fatto amicizia con quello yokai? A me sembra che l'hai battuto. Puoi controllare il medaglium dalle... Vabbè, ok, ciao. Sì. Ok, direi che è abbastanza, gamer. Quindi, gamer, questo era Yokai Watch. Allora, dai presupposti sembra davvero un gioco carino, anche perché, diciamocelo, io, quando ho visto il trailer durante la live delle 3, ho urlato come una fangirl. Però, tanto, non potrai mai trovare quella parte, perché quella live è durata ore e io non la metterò in questo montaggio. Comunque sia, il gioco sembra bello, appunto. Dacci un'occhiata e magari, se l'hai già giocato, se lo stai giocando, se ce l'hai, o se sei interessato, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Ho visto che molte persone, appunto, molti gamer ci avevano chiesto la nostra opinione. La mia opinione è sui primi 20 minuti di gameplay. Sembra un gameplay che gli inglesi dicono solid, quindi un gameplay abbastanza buono. Magari prima di esprimermi del tutto lo giocherò, appunto, del tutto. Comunque, gamer, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao, gamer!